Contenta di presentarvi adesso quella che è proprio il momento cuore della nostra iniziativa, perché è la lezione magistralis di Monsignor Professore Cesare Beccatte, primo di Reno. Presentare Monsignor Reno è difficile perché sarebbero tantissime cose da dire. Comunque, sintetizzando la sua storia, è statunitense, vive ormai da tanti anni in Italia, in parla italiano. È un grande storico dell'arte, specializzato soprattutto sulla storia dell'arte rinascimentale, è anche canonico della Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, e si occupa responsabile della pastorale, no, della catechesi all'arte della Toscana e poi tantissime altre cose molto importanti, progetti culturali, cioè è una persona chiave del rapporto tra storia dell'arte e spiritualità in Chiesa Cattolica in Italia. E anche soprattutto, oltre a uno storico dell'arte molto bravo, un innovatore, perché Monsignor Timothy Leonard è uno di tutti gli storici dell'arte che hanno iniziato ad analizzare la storia dell'arte con tutta quella ricchezza di funzioni, di significati che era dimenticata. E non solo ha fatto questo, con una grande ricchezza di cultura, di capacità di approfondimento di ogni argomento, ma anche con una qualità che soprattutto in Italia è poco diffusa, cioè una scrittura lieve e facile, che riesce a comunicare cose anche molto difficili. E di questo ne siamo alla fine dell'intervento di Monsignor Berto avremo la visita guidata di San Comone, accompagnata e commentata da Monsignor Berto, che partirà alle 5 dalla porta principale del Sacromonte. Chi vuole può salire con funicolare, altrimenti chi salirà a piedi sarà guidato da Monsignor Barbaglia e Damiano Poni e faremo la strada a piedi. Quindi ci sono due possibilità. Si raccomanda che durante la strada a piedi però si mantenga un silenzio concentrato e attento e non si schiamazzi. Ringrazio la professoressa Lucia Scarpia di questa fin troppo generosa presentazione. Ringrazio gli organizzatori per l'invito a fare questa relazione in questo luogo privilegiato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie davanti a questa stupenda parete, questo tramezzo, questo divisorio affrescato ai primi del Cinquecento da Gaudenzio Pirati, come dirò nella relazione ora. Faccio presente, ringraziando le suore che ci ospitano qui in questa chiesa, la loro servita e hanno sosteso l'esposizione del Santissimo. Ecco, faccio presente che anche se il sacramento non è esposto nell'ostensorio, nostro Signore è comunque presente nel tabernacolo, vedete il lumino rosso, e magari anche i non credenti si ricordano il significato delle chiese cattoliche di quel segno di presenza. Quindi quello che desidero fare con voi, sì, è una riflessione di carattere anche storico, storico-artistico in qualche modo, ma è soprattutto una meditazione, perché ciò che vogliamo affrontare alla fine di questa prima parte del mio intervento è compiere in maniera reale, non solo virtuale, la salita, il spirito di pellegrinaggio, e quindi il mio obiettivo in due parole è di aiutarci, perché anch'io tengo la nostra vita frenetica, dai ritmi della vita quotidiana. Ecco, desidero aiutare tutti, me incluso, a ritrovare quella pace interiore, quella energia interiore che permette di salire verso un luogo importante, quella bramosia di vedere, di capire. Siamo a cavallo, al piede di una santa montagna. Sappiamo che è in cima una sorta di città
ci aspetta con vie, danze, un tempio. Sappiamo anche che se è importante animarvi, altrettanto importante è il salire stesso. L'obiettivo è cioè inscindibile dal processo. Vogliamo vedere, ma vogliamo soprattutto capire. Ed è per questo che prima di iniziare la salita ci fermiamo in questa chiesa che da sempre è il punto di partenza dell'esperienza del Sacro Monte, a riflettere, a meditare, a riscoprire il senso del nostro pellegrinare. Il Sacro Monte di Varallo, le cappelle in mezzo al bosco, ognuna con il suo gruppo plastico raffigurante un momento della storia salutis umana, invitano a riflettere non solo sui soggetti rappresentati per più del Nuovo Testamento, ma in maniera più ampia sul ruolo che l'architettura e l'arte hanno avuto nella storia della spiritualità cristiana, nonché sul rapporto specifico tra immagine e testo nel vissuto della fede nei secoli. I sentieri del sito montano, la fatica della salita, la ripola insieme di cappelle con esse alloggianti intorno a piazze, tutto è peggio di temi biblici quali il cammino, l'ascesa, la città di Dio. Mentre l'assunzione di Maria, con cui il pellegrinaggio culmina nella basilica, evoca l'universale aspirazione ad un traguardo ultraterreno, traducendo in chiave simbolica l'intera esperienza del Sacro Monte. In modo analogo, poi, il naturalismo dei personaggi visti tra cappelle e tra gli altri, l'espressivo verismo dei volti e dei gesti di questi attori di Crema, suggerisce un legame primordiale tra natura umana e natura tucù, aprendo nella riflessione religiosa un orizzonte antropologico misterioso ed affascinante. A queste impressioni va poi premessa un'esperienza fondamentale, oggi spesso dimenticata, ma sin dall'inizio qualificante per il pellegrinaggio, l'esperienza del rito. Qui al piede del Sacro Monte, laddove nasce il sentiero portante le cappelle, sorge anche questo convento, Santa Maria delle Grazie, costruito dal popolo di Varallo e insieme alle prime costruzioni sul monte, donato il 14 aprile 1493 ai frati francescani della provincia milanese, nella persona del loro priore, padre Bernardino Caimi, fondatore formale del santuario. 20 anni dopo, nel 1513, qui, nella chiesa di questo momento, fu realizzata l'opera monumentale che è detta da Angeli Occhi, l'opera intesa come introduzione all'esperienza delle cappelle. L'affresco alto 8 metri e largo quasi 11, raffigurante molte delle scene che verrebbero man mano eseguite in Creta nelle cappelle del monte, dalla nascita del Salvatore, dalla sua passione e risurrezione. Autore del nome di Vito Morales, come abbiamo già detto, era lo stesso Gaudenzio Ferrari, allora occupato a modellare e colorire i primi gruppi plastici sul mondo. In questo unitario progetto iconografico, che si estende da Santa Maria delle Grazie, qui al piede della montagna, alle cappelle stesse sul Sacro Monte, ciò che colpisce non è tanto la duplicazione dei temi, quanto la funzione evidentemente didattica dell'affresco, eseguito sul divisore o tramezzo che separa la navata dal presbiterio della chiesa. La ricca sequenza di immagini, narrante la vicenda umana di Cristo, era cioè concepita non solo come introduzione alle cappelle, ma anche e soprattutto come chiave al rito celebrato all'altare principale visibile attraverso la maggiore delle tre aperture nel tramezzo. È una sorta di grande cornice che insegna
a collegare il mistero eucaristico, il pane e il vino, che la consacrazione della messa diventano corpo e sangue di Cristo, sacramentale di presentazione del suo sacrificio sulla croce, agli eventi ricordati nelle scene dipinte. E non a caso la più grande di queste scene è situata direttamente sotto l'apertura verso l'altare, come vedete, è la crocifissione, col realistico corpo del Redentore esattamente sopra il punto in cui dalla data i fedeli vedevano innalzare l'ostia e poi il calice all'altare. L'effettivo punto di partenza del peregrinato, l'esperienza che precedeva e qualificava la faticosa salita e la visione dei gruppi plastici, era cioè il più sacro dei segni liturgici cristiani dell'Eucaristia, l'Eucaristia chiosata dalle immagini del tramezzo. Insisto sull'ordine di queste cose. Prima il segno sacramentale, poi l'immagine che lo spiega. Laddove oggi la maggior parte dei visitatori al Sacro Monte è attratta dalle sculture delle cappelle, dall'interesse culturale ed artistico del sito, i pellegrini di altri tempi venivano per pregare. La preghiera grande, quella onnicomprensiva e di suprema efficacia, era la messa, che era anche familiare, conosciuta. Innumerevoli testimonianze letterarie ed artistiche, infatti, evocano l'intensa spiritualità eucaristica per tardo 4 del primo 500. L'uova per loro era l'illustrazione sistematica dell'intera vita Cristi in diretto rapporto visivo con il rito liturgico, che assolutamente nuova doveva essere poi la scoperta delle cappelle sul Sacro Monte, di sacre rappresentazioni tridimensionali delle stesse scene. L'intera esperienza doveva avere un impatto mistagogico. Prima l'invito a collegare il corpo e sangue sacramentalmente presenti nell'Eucaristia con i singoli episodi dipinti sul tramezzo, il corpo di Cristo concepito alla concezione, il corpo adorato dai magi, il corpo battezzato da Giovanni, flagellato, crocifisso, risorto. E poi, col passaggio al Sacro Monte, di collegare l'Eucaristia con le medesime scene, ma ora tridimensionali, come se il segno tra loro si prima in fantasma immaginativo, in dipinto, si fosse materializzato poi nella fatica dell'ascesa in presenza fisica. Come il pane e il vino tra le mani del sacerdote diventano vero corpo e sangue di Cristo, così nell'esperienza del pellegrino la stessa reale presenza si rivestiva di sempre maggiore concretezza prima nelle immagini di Dio e poi sul monte delle statue delle cappelle. Ho detto della fatica dell'ascesa. Nel sudore, cioè, di una salita per il bosco che svelava il legame tra la vita dell'uomo e il destino del cosmo. Nella logica, nel mistico passo paolino, nella lettera Romani, in cui l'Apostolo afferma che la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essere infatti è stata scommessa la caducità non per suo volere, ma per volere di colui che la scommessa, inutile la speranza di essere neppure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare la libertà della gloria dei figli di Dio. Dice Paolo, sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nel dolore del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Ecco, passare da elementi venuti dal cosmo, dal pane e vino, diventati corpo e sangue del crocifisso, ad una salita fisica, metafora di quella interiore che la fede collega al travaglio di un cosmo partoriente, per trovare figure di terra narranti la passione di colui per cui la terra è stata fatta. Tutto questo configurando un'esperienza unica per il credente.
al posto del segno sacramentale sensorialmente indecifrabile, luoghi, personaggi, emozioni precise, dando loro un assenso al mistero. Il naturalismo delle opere confermava l'importanza della semplice natura umana nella trama della natura cosmica. Se il punto di partenza era la liturgia, il rapporto tra questa e le arti visive va per un attimo approfondito. Sappiamo che nella tradizione cristiana, in quasi tutte le culture storiche, arte monumentale ha carattere religioso e specificamente cultuale, viene prodotta cioè al servizio della liturgia come visibilità del mistero. Nell'Antico Testamento, l'essere creativo al servizio del culto era considerato addirittura un dono di Dio, e l'arte in tutte le sue forme, ogni capacità di ideare e creare cose belle e significative, era pensata nel rapporto al sacro. Nel libro dell'Esodo, ad esempio, l'origine delle arti viene inequivocabilmente presentata in funzione del culto. E gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e di intelligenza perché fossero in grado di eseguire il lavoro della costruzione del santuario, come dice il libro dell'Esodo, furono istruiti da Mosè in persona perché facessero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato, nel sesimo capitolo del libro dell'Esodo. Questo brano, il libro testamentario, infatti suggerisce il fondamento della concezione giudeo-cristiana dell'arte. Nel racconto biblico della fuga dalla schiavitù d'Egitto verso la libertà di una terra promessa, la chiamata degli artisti e la costruzione di un santuario erano infatti gli atti conclusivi di una serie di eventi determinanti per la storia e per l'identità stessa del popolo di Dio. Sarà utile ora ricordare veramente questi eventi. Mentre sul monte Mosè riceve le tavole della legge, i 10 comandamenti, come ricorderete, il popolo evidente, più a basso, fa fare un vitello d'oro che si mette ad adorarlo. Quando scende dal monte, allora Mosè, offeso dall'infedeltà degli israeliti, frantuma le tavole ed obbliga il popolo a scegliere tra Yahweh e l'idolo, dicendo: chi sta con il Signore, venga con me. Pregando, ottiene poi il perdono del peccato del popolo e la promessa che il Signore camminerà in mezzo ad esso. Quando però Mosè chiede per se stesso il privilegio di vedere Dio direttamente, questi risponde: tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. A un suo amico, però, Dio fa una concessione: ecco l'uomo vicino a me. Tu sarai sopra la nube, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della nube e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Mosè allora risale la montagna e vede in questo modo parziale Yahweh che mentre passa si identifica come un Dio misericordioso, pietoso, lento e pieno di fede. Dio stabilisce un'alleanza con Israele e le 10 parole vengono riscritte sul tavolo nuove. A questo punto, di nuovo sceso dalla montagna, Mosè chiede al popolo un contributo volontario, sono le parole del libro dell'Esodo, contributo volontario di quanto dovrà servire materialmente al culto, e chiama il primo degli artisti, Bezalel, affermando che Yahweh stesso l'ha riempito dello Spirito di Dio perché gli abbia saggezza, intelligenza e scienze in ogni genere di lavoro, per concepire progetti, realizzarli in oro, argento, con rame, per ingaggiare le pietre da incastonare, per scolpire il legno e compiere ogni sorta di lavoro ingegnoso. In questa sequenza, che apre con il vitello d'oro e chiude con gli ornamenti del santuario, l'arte ha a che fare col peccato
e col perdono. Segna una radicale scelta da parte del popolo e materializza la promessa di Dio di camminare in mezzo ad esso. Inoltre, Marte in questa sequenza di eventi prolunga una parziale rivelazione della divina gloria, le spalle di Dio viste da Mosè con il popolo, e manifesta la volontà del popolo di contribuire con i propri mezzi a realizzare un luogo vicino a Dio, il cui architetto è sempre Dio, che fornisce il disegno e dota gli artisti di talento. Tale volontario contributo da parte del popolo diventa poi segno di penitenza per il peccato di idolatria, come la conseguente bellezza del santuario sarà segno dell'alleanza offerta da un Dio misericordioso e pietoso a imponire il di grazia e fedeltà che conserva il suo favore per mille generazioni e perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Voglio dire che, come presentata nell'Antico Testamento, l'arte diventa uno dei segni del patto sussistente tra l'uomo peccatore e il Dio che, perdonando la colpa, cammina in mezzo al suo popolo. L'arte è quasi un sacramento della presenza e della salvezza che Dio offre. Tale lettura teologica è particolarmente adatta all'arte cosiddetta popolare, ad opere volute dal popolo, destinate al popolo, espressive del cammino morale spirituale che un determinato popolo storico si ritiene chiamato a fare. Nel caso specifico del Sacro Monte di Varallo, la lettura dell'arte in termini di peccato e perdono, di un patto e di una presenza quasi sacramentale, ha evidente interesse perché sin dagli inizi il progetto iconografico delle cappelle, come il progetto di questo tramezzo che veste davanti agli occhi, prevedeva l'illustrazione dettagliata della Passio Christi, degli eventi cioè in cui il perdono divino del peccato umano venne comunicato nei segni, pane, vino, corpo, sangue, di un'alleanza fuori. Il pellegrinaggio al Sacro Monte si inseriva in una tradizione cristiana antichissima, risalente almeno al IV secolo, quando viene documentato il viaggio di una religiosa spagnola e celebre della Santa. Il crescente attrito tra l'Europa cristiana e i poteri islamici tra l'undicesimo e il XIII secolo rese difficile il pellegrinaggio a Gerusalemme. E una netta alternativa di grande fascino venne formalmente proposta dalla Chiesa Latina il 22 febbraio dell'anno 1300, quando davanti a migliaia di pellegrini della Basilica di San Pietro a Roma, Papa Bonifacio VIII annunciò il pieno e assai largo, anzi finissimo, perdono dei loro peccati per coloro che in quell'anno si sarebbero recati nell'urbe, ricordando che la fedele tradizione degli antichi attesta che a chi viene alla Basilica del Principe degli Apostoli in Roma sono rilasciate molto molte pene e concesse indulgenze del peccato. Alla veneratazione dell'Oca Santa, la Passione di Cristo in Gerusalemme, veniva cioè equiparata la veneratazione dei luoghi relativi ai martirizzati fondatori della Chiesa di Roma, dando valore all'idea di un pellegrinaggio sostitutivo ma efficace. Il nostro Sacro Monte è un pellegrinaggio sostitutivo. Ora, ogni pellegrinaggio porta verso un luogo dove l'uomo spera di vedere qualcosa, una grotta, un monte, un tempio. Nel caso dei Giubilei, l'esperienza del pellegrino veniva organizzata mediante riti particolari, studiati appunto per soddisfare il desiderio di vedere, processioni, devozioni particolari, ospensioni di riti. In questa prospettiva, il linguaggio usato dal fiorentino Giovanni di Nani a Roma per il Giubileo del 1300 è suggestivo. Dice che per la consolazione dei cristiani pellegrini, ogni venerdì di solenne di festa si mostrava in San Pietro la veronica del sudario di Cristo, cioè il velo con l'impronta del volto del Signore. Ma notate, il rito serviva per la consolazione dei cristiani pellegrini, perché l'amore brama di vedere Dio e quindi è consolato nel vedere la sua immagine. Queste
sono i massimi termini, il senso cristiano del pellegrinaggio, così ci conducono anche al tema massimamente elaborato, al Sacro Monte di Palato, la passione del Salvatore, resa visibile e in qualche modo comprensibile. Ogni pellegrinaggio, infatti, porta il credente verso l'illuminazione, lo porta a vedere qualcosa che lo console, che cambia la vita. Ma il pellegrinaggio cristiano per eccellenza porta a comprendere, a vedere il senso dell'incomprensibile, inaccettabile, insopportabile scandalo al centro della nostra fede, la sofferenza e morte umiliante di un innocente, Gesù di Nazareth e Cristo Figlio di Dio. L'importanza che il cristianesimo attribuisce a questa esperienza non può essere esagerata. O stolti galati, chi mai vi ha amagnati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso, chiede San Paolo ai membri di una delle comunità da cui trasmette. La domanda viene articolata all'interno di un improvvero in cui l'Apostolo recente rinfaccia ai galati di aver preferito le opere della legge, opere considerate carnali, alla sua predicazione di Cristo considerata per contro spirituale. In questo contesto che Paolo rimanda a una qualche esperienza fortemente emotiva che è caratterizza come una rappresentazione al vivo di Cristo crocifisso, che egli, Paolo, chiaramente considera un'autentica esperienza spirituale, parte integrante della fede che si basa non su pratiche esterne, carnali, ma sulla interiore conversione suscitata dalla predicazione. Il punto è assolutamente fondamentale, perché offre la chiave di lettura e simulacra, che vedrete ora sul Sacro Monte, simulacra che si mente rappresentano al vivo il mistero che viene del Signore sofferente e crocifisso. Simulacra che lungi dall'essere superficiali di una grossolana religiosità popolare, sono al servizio di un'esperienza profondamente spirituale. Il nesso tra l'esperienza emotiva di una rappresentazione al vivo del crocifisso e l'intelligenza spirituale della fede è suggerito da un padre della Chiesa, Pietro Crisologo, in una pagina in cui il santo si immagina che Cristo sofferente parli direttamente al fedele, invitandolo a guardare i segni della passione per capire meglio se stesso. Vedete in me il vostro corpo, le vostre membra, il vostro cuore, il vostro sangue, Cristo dice. E se temete ciò che è di Dio, perché non amate almeno ciò che è vostro? Se rifuggite dal padrone, perché non ricorrete al congiunto? Commosso da quest'idea, il solo può esclamare: o immensa dignità del sacerdozio cristiano. L'uomo è divenuto vittima e sacerdote per se stesso. Non cerca fuori di sé ciò che deve emulare a Dio, ma porta con sé e in sé ciò che sacrifica. Invitando poi a imitare Cristo, San Pietro di Solo esorta: sia un uomo sacrificio e sacerdote. Fa del tuo cuore un altare e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo come vittima a Dio. Dio cerca la fede, non la morte, a sede della tua preghiera, non del tuo sangue. Viene placato dalla volontà, non dalla sofferenza. Questo straordinario testo, che offre una legittimazione artistica, l'estetica del Sacro Monte, suggerisce un lontano retroterra della fertilità tardo medievale che costituisce il vicino punto di partenza dei tableau delle cappelle che vedremo da poco. All'origine di questo prossimo influsso che è poi, come tutti sanno, il fenomeno religioso che tra il 2 e il 400 evoluzionò la spiritualità occidentale del francescanesimo. Sarà utile a scopo del presente discorso ricordare alcuni aspetti del rapporto tra il francescanesimo e le arti, come irrinunciabile chiave ermeneutica al senso non solo del Sacro Monte, ma intero di gran parte dell'arte europea
da Cristo con emozioni, ma queste esigevano uno sfogo fisico, la carezza, il bacio, l'estima. Il corpo, che anche quello cristiano in primo minimale aveva soppresso come opposto alla vocazione spirituale dell'uomo, con Francesco diventa il luogo privilegiato dell'umana santificazione. San Bonaventura, uno dei primi biografi di Francesco, arriverà a dire che quando Francesco scese dal Monte Ravenna con le stimmate dopo 40 giorni in preghiera, il santo, come Mosè, portava con sé la legge divina, non incisa in tavole di pietra o legno, ma scritta nella sua stessa carne dal dito del Dio vivente. La legge nuova, la legge dell'amore, scolpita nel corpo umano, è l'affermazione esplicita e concreta di una dignità che grazie all'incarnazione del Figlio di Dio si estende a tutta l'esistenza dell'uomo e anche alla sua corporeità. Non sorprende perciò che negli anni a seguire, nel 1960, Pisa riaffiora la tradizione scultorea antica. Volendo suggerire la nuova dignità del corpo umano, lo scultore Nicola Pisano fa suo il valore della plasticità, il soggetto specifico del corpo praticamente armonioso, nella celebre piccola statua di Mignudo sul pulpito eseguito per il battistero di quella città. Questo piccolo nudo eroico che ripropone, anche se in dimensioni ridotte, le forme della scultura greco-romana, è come la prima nota di quella sinfonia che sarà il Rinascimento. Laddove nel VI secolo il corpo era stato sostituito dal segno, ora il corpo diventa esso stesso segno rivelatore. Il corpo non si sostituisce al simbolo, ma il potere iconico del simbolo viene a inabitare corpi ormai capaci di sostenerlo. Corpi la cui dignità naturale lascia trasparire la presenza del soprannaturale. Insieme al corpo, tutto l'ambito dell'esperienza corporea, il mondo, la natura, l'ordine anche altre cose, acquista un'importanza quasi sacrale, come se si fosse adempiuta la profezia di Zaccaria, che nell'ultimo giorno anche sopra i sonagli dei cavalli si troverà scritto sacro al Signore. Nasce così nell'arte occidentale un realismo di santo francescano che, come il cantico delle creature, celebra le cose del mondo in rapporto a Dio. Sarà questo lo stile prima di Assisi e poi del Sacro Monte. Un realismo disciplinante alla luce dell'incarnazione del Figlio di Dio. Dice un teologo moderno, Karl Rahner, nell'incarnazione di Cristo la profondità naturale della realtà simbolica di tutte le cose, in sé imitata in questo mondo o con al massimo una trascendenza naturale verso Dio, ha ricevuto, come tanto ontologicamente reale, un'estensione infinita, dal momento che tale realtà è diventata una determinazione dello stesso Logos e del suo ambito. Ormai ogni realtà data all'uomo da Dio, laddove non è stata degradata da strumentalizzazioni umane o da scopi veramente utilitaristici, comunica molto più che il suo significato proprio. A modo suo, ogni singola realtà è un eco e un'indicazione di tutta la realtà. Legato al nuovo realismo incarnazionale d'ascendenza francescana, e poi un altro fenomeno della cultura religiosa medievale importante per la comprensione del Sacro Monte, il dramma sacro. Questo non era percepito allora come chiosa riduttiva del Vangelo, ma come qualcosa derivata direttamente dalla scrittura, anzi come una forma espressiva nata in un certo senso nella scrittura e da essa sancita. Le fonti liturgiche del dramma sacro medievale ne spiegano poi l'enfasi intimista così influente sulle arti visive. I testi liturgici che servivano agli artisti come chiose delle arti liturgiche scritturistici, infatti, tendono ad una personalizzazione drammatica del contenuto biblico. Ad esempio, nella celebre sequenza cantata prima di leggere il Vangelo del giorno di Pasqua, Vittime Pascali Alves, le prime strofe sono impersonali, di puro carattere teologico.
celebre la seconda strofa. Moros et vita duello, conflixere mirando, dux vite mortus regnan vivus. Morte e vita si sono confrontate in un prodigioso duello, il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Ma ogni tanto, nella terza strofa, il tenore del testo cambia, si umanizza, si personalizza, e i cantori chiedono alla Maddalena che cosa disse quella mattina. Dic nobis Maria, qui distis in mia? E lei risponde, sempre in tono teologico, ma ora con una commovente aggiunta personale. Surrexit Christus spes mea, recede suos in greco. E risorto Cristo, mia speranza, recede suoi in greco. Mia speranza spes mea. Due tutte parole che cambiano tutto. La traduzione definitiva del contenuto del rito liturgico inviato alla vera poi tra il 2 e il 300, sotto l'influsso soprattutto dei nuovi ordini religiosi, e in particolare quello francescano. Dall'inizio alla fine, parte figurativa del 4 del primo Cinquecento perfeziona impulsi teatrali già riscontrabili un secolo prima, di Giotto e di Marti, così preparando vicino la regia delle cappelle che ora noi vedremo. Certo, nell'eloquenza quasi operistica di una figura di Maria Maddalena dolente, raffigurata ad esempio da Masaccio, da Donatello, da Guido Manzoni o da Niccolò de Larca, vi sono chiare allusioni al teatro, il teatro sacro in cui i testi quasi dipingono queste figure. Una sacra rappresentazione coeva alle opere appena citate, conservata nella Biblioteca Valenziana a Firenze, descrive Maria Maddalena come una che tutta si disface. Un altro copione del Trilo indica che perché la croce la santa si deve graffiare il viso e sciogliere gli unti canini. I lunghi capelli biondi sono infatti un attributo caratteristico del personaggio e probabilmente facevano parte del suo costume nell'inventario della compagnia di Bonfalone, la confraternita romana, e tutti gli anni inscenato il mistero della passione del Colosseo e del Santo, troviamo tra l'altro molte diverse capigliere, barbe, crinose e aglie, galee e altri ed aglia termina diversi modi d'acqua, quindi l'elenco dei costumi, delle parrucche e di sé. Ma anche il caratteristico gesto meniloquente, con le braccia alzate, le mani sterrate e piegate nell'aria, rientra negli usi teatrali del tempo. In un altro copione, l'attore che introduce il brano sacro, dopo aver delineato ciò che sta per accadere, la crocifissione, la posizione di Cristo, dice al pubblico: sicché di voi niente dei cristiani, quando le vedete poi le parti in croce, ciascuno devotamente alzi le mani prendendo grande a Dio con la sua voce. Le teatrali figure della Maddalena, dell'arte quattrocentesca, immediate, antenate del Sacro Monte, illustrano cioè l'ideale atteggiamento del pubblico che possiamo immaginare a guardare il palcoscenico, alzando le braccia è come se intonassero un lamento corale che coinvolga anche gli spettatori. Diventano sacerdotesse di una liturgia popolare alla quale tutti possono partecipare. L'elemento rituale si è talmente personalizzato, drammatizzato, che di rito permane solo dal caro potere dei gesti antichi che definiscono stati d'animo universali, dai quali nessuno sfugge, e che diventano complessivamente una sfida del livello di partecipazione. Lo stesso attore che nel copione esortava il pubblico ad alzare le braccia più avanti dice senza mezzi termini: se tu non piangi quando questo vedi, non so se a Gesù Cristo te lo credi. Guardando questi eventi nell'arte del Quattrocento ci sembra di sentire i versi rozzi delle sacre rappresentazioni dell'epoca, non tanto diversi dai più libretti di cui quattro secoli dopo Verdi si sarebbe servito. La Maddalena che grida: i miei peccati hanno eccitato pena, hai posto Cristo in croce tu, o Maddalena. O Marta che esclama: ebbria somma, non divino, e calma anzi di grande dolore. Un'altra donna che lamenta: i miei dolori più che il male sono grandi, più che il fuoco arde il mio sospiro. È un linguaggio epico che nel mondo mediterraneo ha radici antichissime,
troviamo la medesima drammatizzazione rituale dei sentimenti dell'Iliade e delle vasi apici del IX e dell'VIII secolo avanti Cristo. E il linguaggio della mente arcaici e poemi omerici, ma anche della Bibbia, il linguaggio per Davide quando piange il figlio di Belle trucidato. Figlio mio, Assalonne, figlio mio, Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Ed è un dolore di Maria ai piedi della croce, dal celebre copione novecentesco stimato da Francescano, capopone da Toni. O figlio, 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 amoroso figlio, figlio, ti dà consiglio al cuor mio angustiato. Figlio, che ciò condi, figlio, come rispondi, figlio, perché nascondi dal petto che se l'ha fatto. È il linguaggio del dolore antico, ma anche di quello moderno, del dolore di ogni madre per ogni figlio, morto in guerra, morto in croce, morto in droga, morto di AIDS. Nel contesto della fede cristiana è il linguaggio di un dolore esprimibile e sopportabile in Cristo, l'archetipo che accomuna chi oggi piange a tutti che nella lunga storia dell'uomo hanno pianto. Le dolenti del Mazzone, di Nicola De Marca, del Sacromonte, come le figure povere in legno dipinto a cartapesta che vengono esposte nei paesi campani e venerdì santo, non meritano con una veste antica sofferenze umane sempre fresche, che dopo anni e dopo pochi giorni fanno piangere. Sembra un principio comune a tutte le civiltà questo rivestire il dolore di antichità. Arriva al Medioevo europeo direttamente dalla Bibbia. Quando, ad esempio, Erode, che vuole eliminare il neonato Gesù, manda a uccidere tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. L'Evangelista Matteo dice: allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia, un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Per descrivere lo strazio delle madri, cioè Matteo, nel primo secolo d.C., evoca un testo del settimo, forse sesto secolo avanti Cristo, Geremia 31, che a sua volta caratterizza un dolore allora attuale con il riferimento ad un passato ancora più remoto. Come se il senso della sofferenza, la sua ragione ultima, che saputa in qualche modo la rende sopportabile, andasse cercata appunto all'origine della memoria collettiva. Come se il presente fosse sempre adempimento di quel che era stato detto molto prima per mezzo del profeta. E così sembrerà infatti il rapporto tra presente e passato a chi vive in una cultura tradizionale. Il dolore attuale della nonna dell'amato nipote ucciso, del ragazzo, del suo amico, è stato preparato, quasi predisposto, anno dopo anno, dal dolore raccontato nei testi letti in chiesa, che a loro volta portano il dolore umano indietro nel tempo ad Israele e agli inizi della storia della salvezza. Ecco, questo è il contesto culturale e spirituale in cui nascono i sacromonti, i luoghi di pellegrinaggio, dove, in mezzo ai boschi, di montagne, una serie di piccole cappelle contenenti immagini sacre, permette ai credenti di vivere scena per scena le tappe della passione di Cristo, compiendo una personalissima processione drammatica. E ciò che noi ora vogliamo fare, come è stato predisposto a coloro che desiderano salire a piedi, potranno andare con Don Barbaria e altri, a cui chiederei di posizionarsi fuori dalla chiesa, per raggruppare le persone che desiderano salire, coloro che invece intendono prendere via, conoscono la strada. Ci troviamo più o meno tra mezz'ora, alle 5, al portale principale, l'ingresso principale alla città sul monte, Sacro Monte, quindi nel piazzale adiacente all'albergo, sul portale principale. Io sarò lì, continueremo questa riflessione in situ visitando alcune delle cappelle.
credete di aver replicato l'esperienza tipica del pellegrinaggio al Sacro Monte, perché i gruppi di persone dalle parrocchie, gruppi di confraternite, eccetera, venivano normalmente con uno o più sacerdoti, che erano i loro sacerdoti, venivano certamente dalla messa giù a Santa Maria delle Grazie, in processione, più o meno libera, attraverso i boschi, probabilmente anche cantando. Almeno i sacerdoti in quei gruppi dovevano essere fortemente consapevoli che questo modo di salire verso la città sul monte replicava l'esperienza del popolo di Israele, che almeno una volta all'anno saliva cantando verso Gerusalemme, vero? I cosiddetti salmi graduali nel Salterio si riferiscono a quei canti che accompagnavano la processione che saliva verso Gerusalemme. Ecco, arrivati qui, in passato forse l'albergo non c'era, vero? C'è un bel matrimonio in corso ora, molto bello, io ho preso un tè freddo, questo forse non sarebbe stato possibile, qualche borraccia, però qualche fiasco avrà accompagnato la processione. Arrivati qui, ci troviamo davanti ad una porta urbica, ci troviamo davanti alla porta della Nuova Gerusalemme. Ora, questa è una porta del 600, la prima cappella è del 600, voi capite, immagino, che il Sacro Monte è un palinsesto. Il nostro scopo oggi non è quello legittimo e affascinante di ricostruire nel loro ordine la crescita, l'elaborazione degli singoli spazi, delle singole cappelle. Questo sarebbe un altro tipo di visita. Io vorrei con voi accettare il Sacro Monte così come la storia e la devozione dei secoli passati ce l'ha regalata, quindi non mi soffermerò molto sui singoli momenti della costruzione di questa e di quell'altra cappella. Certo, altro tipo di studio molto affascinante, molto importante, non solo dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista della storia e della spiritualità, sarebbe capire esattamente quando e perché questa cappella è stata aggiunta, questa figura è stata cambiata e via di seguito. Lascio questo a future occasioni, a futuri momenti. Noi questo pomeriggio visiteremo alcune cappelle, non tutte, e siccome siamo tanti visiteremo un po' da fuori. Voi dovrete avvicinarvi individualmente a sbirciare le figure attraverso le grate, perché tutti insieme non ci arriviamo chiaramente, però mentre io parlo delle cose non sentite che per cortesia dovete stare qui a contatto oculare con me. La mia aspettativa è che mentre io parlo fuori, un po' alla volta, avvicinandovi, voi andate a guardare, ascoltate ciò che dico, spero, se desiderate, ma vedete le figure, vi rendete conto della loro collocazione sia nel contesto architettonico che in quello naturalistico, vero, di questa città che è anche parte della natura. Però come primo punto vi suggerisco questa profonda identità, che poi è un po' il filone su cui vi ho lasciati giù nella chiesa. Parlavo in quel caso della drammaticità delle figure, del dolore antico. Ora possiamo mettere tutta la nostra visita al Sacro Monte sotto l'egida di un'entrata nella storia. Il cristiano che sale questo monte probabilmente sa almeno che sta camminando sui passi di altri cristiani che sin dalla fine del 400, primi del 5, sono saliti per pregare in questi luoghi. Chi ha una cultura religiosa un po' più articolata capisce che lui, lei, come loro, stanno seguendo lo schema già predisposto, sì, dei pellegrinaggi cristiani antichi, ma prima ancora, in quell'annuale pellegrinaggio verso la città santa. Noi come cristiani sappiamo che
la città santa del popolo eletto antico e figura della città che deve ancora scendere dal cielo, adorna come una sposa per accogliere tutti noi. È proprio questo il tema che viene annunciato nell'iscrizione sopra la porta. Ec Nova Gerusalem, questa è la nuova Gerusalem che fa vedere, che riferisce la vita e le grandi opere, i magnalia del Redentore, tutte le sue gesta. Quindi questa è la nuova città dove noi visiteremo tutto quel percorso che praticamente conduce l'uomo dall'antica Gerusalemme, che come i salmi ci insegnano è un luogo sì santo perché c'è il Tempio, ma anche segnato dal peccato. Quando arriveremo alla piazza dei tribunali, che ci ripropone proprio una piazza cittadina, una splendida città ideale rinascimentale, il paradosso della città come sì grande conquista della cultura, ma anche quel luogo da cui il salmista voleva fuggire, il salmista voleva avere le ali della colomba per abbandonare la città, per andare in un luogo solitario, per essere con Dio. Ecco, bisogna, mentre saliamo, mentre visitiamo, riportare in mente le logiche delle nostre scritture, che certamente accompagnavano coloro che spiegavano il Sacro Monte, i sacerdoti che conducevano i loro pellegrini e che ognuno con la cultura che poteva avere cercava di collegare questa esperienza a ciò che lui, sacerdote, capiva dalla fede e voleva trasmettere al suo popolo. Il Sacro Monte di Varallo, che prende la sua forma, diciamo, più articolata, più eloquente, precisamente nel periodo della Controriforma, e tra altre cose anche uno dei capolavori della catechesi, chiamiamolo popolare, ma popolare non è un termine riduttivo. Dio ha voluto formare un popolo, quindi una catechesi popolare, esattamente la catechesi che Dio comanda, perché plasma un popolo. I preti che accompagnavano i pellegrini sentivano forte come parte della loro missione, veramente il motivo per cui avevano portato il loro popolo qui, di usufruire di questa esperienza per rafforzare nel popolo un senso di quel cammino, di quella salita, di quel pellegrinaggio verso la vera Gerusalemme nuova, quella celeste, quella che aspetta l'arrivo dello sposo, la città spirituale. Ecco, visitiamo anche noi in questo spirito. Quindi vi invito ad entrare con me sempre in spirito di pellegrinaggio, di preghiera, e avvicinarci alla prima cappella. E proprio qui, mentre voi entrate, penso che mi sentiate senza difficoltà, spero, almeno. Potete anche incominciare man mano ad avvicinarvi, a vedere, perché se no, quelli che desiderano vedere le figure, vedere le scenografie, restano delusi. Non preoccupatevi di me, io sto qui a parlare a me stesso, a Dio, a quelli che vogliono ascoltare. Si preferisco la mia voce. Ora, escludiamo per un attimo queste doverose statue moderne del Beato Bernardino Caimi e di Gaudenzio. Certamente per noi sono un segno di rispetto per chi ha spiritualmente e materialmente realizzato il Sacro Monte, però hanno lo svantaggio di caratterizzare la visita in termini storici e anche storico-artistici, che forse non sarebbero piaciuti certamente a Bernardino Caimi,
E chissà, neanche forse a Gaudenzio, questo non lo so, sono meno sicuro. Gli artisti del Rinascimento forse un giusto senso di vanità dovevano avere. Sono stati come quel frate che diceva: nell'umiltà nessuno mi batte. Escludiamo le statue. E situiamoci appena dentro la porta davanti a questo splendido proano che dà dignità, dà nobiltà. Siamo sempre ai primi del 600, Galeazzo Alessi, siamo veramente nel linguaggio aulico del Sacro Monte, che vuole con molti accenti comunicare la dignità di una città sul monte. La prima cappella, che non rientra in quelle progettate dal Caimi, eccetera, che è un'aggiunta del periodo della Controriforma, sul piano della lettura teologica del Sacro Monte è molto importante, perché è la cappella che permette di collegare l'esperienza del pellegrino che arriva, essendo salito per il sentiero, che passa per la porta e che si trova dove? Si trova davanti allo specchio della sua propria umanità, perché in questa prima cappella, come alcuni avranno già visto, c'è il peccato originale, c'è l'inizio della nostra storia, della storia del particolare rapporto con Dio che noi abbiamo. Il nostro rapporto con Dio non è il rapporto di Adamo ed Eva prima della caduta, che era tutta un'altra cosa. C'è stata questa felice colpa che ha meritato un così grande salvatore, ed è qui che si inizia. I pellegrini magari un po' sudati, un po' stanchi dalla salita, da una salita che proprio sul piano antropologico fa sentire la fragilità del nostro essere, del nostro corpo, della nostra creaturalità. Qui trovano quella fragilità che sin dall'inizio ha in qualche modo compromesso il rapporto dell'uomo con Dio. C'è il peccato, la scenografia è il giardino, c'è Adamo ed Eva, Eva che offre ad Adamo la mela, ma diciamo pure che lui non la rifiuta, ecco, quindi non si può dire che è solo colpa di Eva. Poi a me piace sempre il modo in cui Adamo scarica quando Dio chiede cosa ha fatto, non solo scarica su Eva, ma dice a Dio testualmente: la donna che tu mi hai messo accanto, quindi colpevole Eva, ma anche Dio un pochettino, perché poteva pensare a un'altra soluzione. Adamo ed Eva in questo punto, ma Adamo ed Eva che vengono presentati in un modo particolare. La raffigurazione del peccato originale è convenzionale, molto belle le fiere, gli animali intorno a loro, siamo ancora nel giardino di Eden e quindi c'è questa natura splendida, gli affreschi sono molto più recenti, ma gli animali risalgono al periodo, ma qui in uno scritto che ripropone la forma di quelli del Cinquecento, avete ciò che è tipico per ciascuna di queste cappelle, l'abbinamento di un testo veterotestamentario e un testo neotestamentario. In questo caso quello dell'Antico Testamento è semplicemente il racconto dell'evento che vedete, quindi Eva prende la mela dal serpente e lo offre ad Adamo. Ma il testo del Nuovo Testamento, dalla lettera ai Romani, dice che il peccato e la morte sono entrati nel mondo per colpa di un solo uomo. E poi punto. E voi conoscete, penso, la continuazione del pensiero di Paolo nella lettera ai Romani, come sono entrati nel mondo per colpa di un solo uomo il peccato e la morte, così anche la salvezza e la vita per merito di un solo uomo che è Gesù Cristo. Quindi noi, stanchi e ben consapevoli della nostra fragilità, mentre saliamo anche come atto di penitenza, dicevano alla conferenza in chiesa che il pellegrinaggio aveva sempre la funzione di espiare i peccati, di permettere al penitente di venire a contatto con quella necessità per una metanoia, per una conversione anche faticosa, una salita dal peccato verso il luogo dove Dio ci aspetta, ecco, proprio con questa sensibilità, con questi sentimenti, con questi pensieri arriviamo a vedere
quell'uomo e la sua donna, per cui il peccato e la morte sono entrati nel mondo, capiamo di essere loro figli, ma noi sappiamo che poi Dio ha mandato un Salvatore, che poi per merito di quel Salvatore, quell'altro uomo solo, Gesù Cristo, è dato a noi la salvezza e la vita eterna, e quindi il nostro punto di partenza per la visita all'intero Sacro Monte è il peccato, sì, il mio peccato, il tuo, che fa parte della tradizione ereditata da Adamo ed Eva, ma in preparazione per una salvezza che è il vero argomento di queste cappelle. Quindi noi siamo venuti qui per scoprire quel solo uomo per cui merito noi abbiamo la salvezza e la vita, ma il nostro punto di partenza, come nella liturgia eucaristica, all'inizio della quale noi sempre confessiamo i nostri peccati, ecco, il punto di partenza è la piena consapevolezza della nostra creaturalità, della nostra condizione di peccatori. Qualcuno dice sempre peccato che ci siano queste vetrate, che ci siano queste grate che non si possa vedere, ma dovete anche ricordare che mentre per noi l'ideale di una piena visibilità facile di ogni cosa che ci viene dal teatro, dai film, dall'internet, da un senso sì democratico delle cose, non era la sensibilità del passato. Per loro il sacro era sempre separato. Avete visto la parete gaudenziana, sapete che molte chiese del 4, del 5, del 600 ancora, 6 un po' meno, per il Concilio di Trento comincia ad eliminarli, c'erano questi tramezzi, questi divisori. Il sacro è sempre separato, quindi per loro rientrava nell'esperienza di scoperta di verità sacrali il dover avvicinarsi con difficoltà, proprio sbirciare attraverso la grata. Poi l'altra cosa evidente è che, ecco, vedo uno che sta facendo come faccio io normalmente, ma facciamo male, amico, perché il modo di vedere non è di stare, io lo faccio perché ormai ho difficoltà di inginocchiarmi, comunque non è di quello di stare così, fa male al collo, se abbiamo un po' di cervicale fa proprio male, boia. Qui si doveva per forza, vedete che è tutto preparato, inginocchiarsi. Quindi non è come andare al teatro, non è come stare seduti comodamente nella poltrona col popcorn a vedere la vita di Gesù. Al contrario, ci si avvicina sempre in uno spirito di umile penitenza, ci si inginocchia e si guarda su attraverso questa grata. È un'esperienza per noi difficile perché soprattutto dal Concilio in poi, perfino il divisorio per la comunione, ecco, la balaustra è stata eliminata. Dobbiamo rientrare nel modo di vivere il contatto col sacro del passato, a quel punto c'è una logica in questo avvicinarsi in piccoli gruppi in ginocchio per guardare su, per guardare su. Chi lo può fare lo faccia qui nelle altre cappelle. Volevo però, ecco, partire con questa idea da questa prima cappella, se non avete avuto modo di avvicinarvi e desiderate farlo, fatelo pure. Noi andiamo ora verso le cappelle successive, poi a un certo punto dovremo fare un salto un po' drammatico. Qui ci avviciniamo a ciò che era forse originalmente la prima cappella, e anche se ora entrando vedrete l'Annunciazione, quindi l'inizio della vicenda di Cristo, quindi si passa dal vecchio Adamo al nuovo Adamo nel momento del concepimento, l'Annunciazione. Qui va ricordato che all'inizio la scena dell'Annunciazione non era in questa prima cappella, che invece riproponeva che cosa? Riproponeva semplicemente uno spazio architettonico, riproponeva la Santa Casa di Loreto. Questo è interessante. Al Sacro Monte, che è un luogo di pellegrinaggio sostitutivo, la prima esperienza voluta da Caimi nel 400 è un momento di riflessione su un altro luogo di pellegrinaggio, non dico sostitutivo, ma in trasferta. Un luogo vero, la casa di Maria, portata da angeli dalla Terra Santa in Italia
che era allora come ora una meta di pellegrinaggio importante, quindi un vero luogo santo trasferito dalla sua collocazione originale a Loreto, che qui viene riproposta, viene replicato per introdurci nella logica di luoghi che si possono trasferire. Mi seguite? Quindi è veramente affascinante questo, che all'inizio di un percorso che almeno nel suo nascere non prevedeva le figure scolpite, ma semplicemente luoghi evocativi, anzi replicativi degli spazi dei loca santa, della terra santa, qui si evoca un luogo santo della Palestina trasferitosi in Italia per volontà di Dio. È una sorta di momento di legittimazione metodologica dell'intera impresa. Non so se mi seguite. Questo si può fare perché Dio ha voluto fare qualcosa in questo stesso modo, ordinando agli angeli di trasferire la casa di Maria a Loreto. Ecco, poi successivamente questa cappella viene riallestita come la casa di Maria in cui avviene l'Annunciazione. Entrando vedrete le figure in legno di Gaudenzio con le loro parrucche, con la loro particolare toccante fragilità, con ancora un che del 400, non sono ancora in quel linguaggio aulico di alcune altre figure dello stesso Gaudenzio e soprattutto dei grandi maestri del tardo 5 del 600 che vedremo. Però ecco, qui vedrete l'Annunciazione, io andrò avanti, vedrete anche voi, c'è un solo possibile percorso. Dall'Annunciazione passeremo davanti alla Visitazione e dalla Visitazione cosa vediamo dopo? Il primo sogno di San Giuseppe, povero Giuseppe, vecchio, sempre seduto lontano da Maria, quasi sempre addormentato, non ci si sbaglia, il vero padre di Gesù non può essere lui, vero? Rientro un po' nel modo di presentare questa figura in cui Giuseppe, il sognatore dell'Antico Testamento, è pienamente presente, vero? In alcune di queste cappelle più avanti vedrete inseriti negli affreschi che sono parte delle scene, grandi quadri che raccontano eventi vetero-testamentari da collegare con la scena neotestamentaria rappresentata. Quindi in tutte queste cappelle, anche laddove non c'è un rimando visivo esplicito, è presente l'Antico Testamento. Qui i rimandi sono espliciti. Nella casa di Maria vedrete i grandi profeti, soprattutto Isaia, con la profezia al re Acas, una vergine concepirà e partorirà un figlio. Quindi c'è il senso veramente non solo di vedere l'evento in sé, ma con l'evento di sentire, echeggiare nel cuore la risonanza di quei secoli di fede di cui questi eventi sono il finale adempimento. Quindi c'è Isaia che aveva in qualche modo previsto e poi c'è la Vergine che davvero concepirà e porterà alla luce il Figlio di Dio. Venite. Abbiamo delle immagini di San Carlo Borromeo che visitò ben 4 volte il Sacro Monte di Varallo, l'ultima volta pochi giorni prima della sua morte nel 1584, uno dei quadroni nel Duomo di Milano che vengono allestiti tutti gli anni fa vedere San Carlo che nottetempo, a lume di candela, tutto solo, percorre questi sentieri. Ecco, immaginiamoci privilegiati come era lui, in grado di visitare soli e di notte, in spirito di preghiera, queste cappelle. Sappiamo che lui passava i giorni prima di queste escursioni notturne leggendo sia i passi della scrittura relativi alle cappelle che intendeva visitare quella notte, sia poi una delle guide pubblicate al periodo già nel 500 per aiutare i pellegrini ad entrare nel modo giusto di pensare, di meditare, di visitare le cappelle. Le cose che vi dico questo pomeriggio vogliono in qualche modo suggerire i parametri
quella logica della visita. Sforziamoci ad immaginare un momento di silenzio, un momento di solitudine, il lume della lanterna, una luce quindi che permetteva appena di distinguere queste figure che oggi veramente col cielo coperto non è che vediamo molto meglio forse, ma anche questo fa parte. Loro non avevano, come noi abbiamo, l'aspettativa di vedere le cose brillantemente illuminate. Loro erano abituati a cercare nella penombra delle chiese le forme dei dipinti, delle statue. Anche questa ricerca, a volte faticosa, della sagoma della figura, in una penombra che tra l'altro mascherava un po' i difetti laddove ci sono di queste figure, certamente la polvere, certamente la fragilità degli elementi veristici, le parrucche, eccetera, che a noi, ma forse anche un po' a loro, sarebbero apparse, sì, una caduta di stile in qualche modo. Però teniamo presente che l'ideale non era una visione brillantemente illuminata, ma questa visione con gli occhi della fede in una penombra che ammorbidiva, che quasi migliorava qualche difetto che c'era. Qui sotto c'è il sogno di Giuseppe, il primo sogno in cui gli viene consigliato di accogliere Maria nella sua casa, di accettarla nonostante questo fatto inspiegabile della sua gravidanza, di credere. Ecco, fermatevi un attimo lì e poi seguitemi verso forse le scene più celebri, a parte quelli della Passione stessa, i magi, la natività, i pastori, la circoncisione. Ecco, quindi scendiamo e continuiamo. Chiamo la vostra attenzione a un accorgimento molto particolare e direi brillante, una sorta di scenografia naturale, paesaggistica, che è veramente unica a Varallo. Gesù nasce a Betlemme. Betlemme è la città di Davide ed è una città su un cocuzzolo. È una città a cui si sale. Quando la scrittura narra qualche salita, quando la scrittura vuole suggerire una discesa, a Varallo sono state scelte le località su questi punti emergenti dalla foresta che può in qualche modo permettere al pellegrino di replicare l'esperienza. Quindi siamo saliti dai luoghi dell'Annunciazione e del sogno di Giuseppe, siamo saliti verso il luogo della nascita. Chiamerò la vostra attenzione a questi accorgimenti a più riprese, perché rientrano veramente nella creazione di un'esperienza totale della scrittura, che certamente Caimi voleva. Caimi era stato custode dei luoghi santi in Terra Santa, il suo obiettivo iniziale era di permettere alle popolazioni locali e non solo locali di replicare qualcosa come l'esperienza commovente della visita a Gerusalemme, agli altri luoghi santi in Palestina. Lui sapeva bene come la sua famiglia religiosa, l'ordine francescano, aveva orchestrato il pellegrinaggio in Terra Santa da più di un secolo a quel punto, quindi cerca di ricreare qui analoghe esperienze, e questo include veramente il movimento fisico su e giù, dentro e fuori. Qui dentro ora riscopriremo alcuni degli spazi che vogliono replicare letteralmente, ci sono anche fotografie, vedrete, degli analoghi luoghi a Betlemme in Terra Santa, che qui vengono riprodotti, perfino le colonne romaniche
di manifattura, diciamo, europea della Cappella della Natività a Betlemme vengono riprodotte ai primi del Cinquecento per dare la verace esperienza della visita in Terra Santa. Questa è proprio la prima visione, ancora prima di collocarvi delle statue che possono drammaticamente evocare i momenti singoli, c'è la visita ai luoghi, il senso che il luogo stesso, con la sua dimensione spaziale, con la sua decorazione, che sapevano anche non era originale, era qualcosa fabbricata nel periodo delle crociate, che però era caratteristica della Cappella della Natività nella Basilica a Betlemme, tutto questo viene accuratamente riprodotto qui. Quindi qui siamo ancora in quella prima concezione del Sacro Monte che vuole offrire in maniera sostitutiva la visita ai Loca Santa di Palestina. Però su questo primo concetto verrà sovrapposto in seguito un concetto meno replicativo, meno sostitutivo, più francamente teatrale. E quindi già in queste cappelle vedrete figure che incominciano ad entrare in quella logica che cercavo di evocare giù nella chiesa citando alcuni brani dalle sacre rappresentazioni. Noi qui entreremo passando per un porticato nobile, se guardate su vedete le travi splendide, originali, il controsoffitto è momentaneamente assente, e vedete la vera struttura, è troppo bello sentire addirittura la manualità della fabbricazione di questi edifici. Ecco, passando per questo loggiato nobile, ci troveremo a camminare nella stessa direzione dei Re Magi. I Re Magi saranno alla vostra sinistra. Voi vedete avanzare i Magi nella stessa direzione in cui voi avanzate. Entreremo nei luoghi che replicano gli spazi di Betlemme in Terra Santa, dove vi suggerisco sì, di guardare davanti a voi, vedrete Maria con il bambino, ma dovreste veramente prima andare a sinistra, vedere la Natività nel suo loculo al centro di questo spazio e poi girandovi dalla piccola scena, Giuseppe e Maria che adorano il neonato Gesù, voi vi troverete alle spalle di alcuni uomini che avanzano in una stalla verso Giuseppe e Maria, sono i pastori. Il pellegrino, dopo aver visto Maria e Giuseppe che adoravano il neonato, girandosi si trovava dietro i pastori che venivano anche loro a venerare il bambino. In quella posizione vedrete Maria solo di schiena, è a quel punto che dovete tornare un po' indietro, con tante persone non è strettamente possibile, ma se potete farlo, almeno immaginarlo, tornare un po' indietro per sbirciare attraverso quella finestrella davanti a noi, entrando, dove vedete Maria col bambino proprio nella greppia davanti a voi. Questa successione di scene che è veramente filmico, se Gaudenzio vivesse oggi sarebbe vero uno che facesse film. Sarebbe lo Zeffirelli del nostro tempo, se volete, la vita di Gesù. Però questa successione di angolazione, di vedute, questa graduale scoperta, questa visione privilegiata della madre, prima di schiena e poi tu giri, guardi attraverso un'altra finestra, la vedi proprio nell'intimità col suo pargolo che lo guarda, che apre le sue braccia come per accoglierlo. Sono momenti di fortissima emozione. Ricordiamo che le persone allora erano preparate a questi momenti da una cultura religiosa, nell'innodia ad esempio, gli inni che intorno a Natale si soffermavano su ogni singolo momento della nascita di Cristo, sugli animali, sui pastori, sul fieno, sentiamo molti riflessi di questa cultura, direi del particolare nella letteratura religiosa del 3 e del 400, sentiamo riflessi anche negli scritti dei santi,
c'è il domenicano fiorentino, Beato Giovanni Domenici, che scrivendo a delle suore che certamente avevano un bambino Gesù in cera nel convento, qui siamo nel primo 400, dice: immaginatevi a prendere Gesù tra le vostre braccia, a baciare i suoi piedini, a sentire la freschezza della sua pelle di bambino. Ecco, quest'uomo domenicano, a queste donne domenicane, a queste suore, tutta gente senza un bambino loro, che è capace, anzi che ha bisogno di immaginare il sentimento del contatto fisico olefatorio con un bambino, il fieno che profuma la pelle del bambino ancora più profumato. Ecco, questa è la cultura religiosa emotiva con cui le persone visitavano questi luoghi. Cercate di rievocare per un attimo queste cose entrando anche noi. Ieri c'era un po' di luce, francamente, in questa cappella. Qui la Natività, mentre noi stiamo qui a cercare di vedere Giuseppe, Maria e il bambino, davanti a noi, se stiamo guardando come guardo io, stesse immagini che abbiamo visto a Latere entrando, ora si stanno avvicinando a noi, vero? I magi si stanno avvicinando, qui la Natività, ed è qui che girandomi trovo Maria nella lontananza, i pastori, io sono dietro i pastori, voi che siete davanti a quella finestrella, alcuni stanno guardando, vedono Maria e il bambino da vicino. Queste sono le esperienze e qui davvero dovete cercare di decifrare le figure, perché oggi la luce non è a nostro favore. Ad entrare qui con me, salendo questa gradinata che vi propone gli spazi e le forme di Betlemme, della Basilica di Betlemme, ci troviamo davanti a una scena che o è la presentazione a Simeone o più probabilmente la circoncisione. Hanno rimesso nella mano del sacerdote il grande coltello. E qui avete quindi, mentre siamo ancora in queste cappelle che narrano la nascita di Gesù, se potete guardare attraverso i vetri, proprio al punto centrale della composizione, in questa zona sopraelevata, Maria porta il bambino dall'altra parte di un piccolo tavolo altare, c'è il prete, ma in mezzo alla composizione c'è un grosso coltello, che è quello con cui il sacerdote circonciderà il bambino. La scena forse vuole rappresentare più la circoncisione che la presentazione nel Tempio, e questo è significativo perché sapete bene che la maggior parte delle cappelle qui al Sacro Monte racconteranno la passione del Signore. Questa passione viene adombrata in questo primo sangue sparso per obbedienza al Padre, Cristo nato di donna, nato sotto la legge, obbedendo alla legge, facendosi circoncidere, sparge gocce di sangue sull'altare. Questo è l'adombramento della futura passione, dell'offerta di sé sulla croce. Quindi quel coltello messo al centro della scena è di forte richiamo drammatico, anticipa le grandi scene verso cui ora vi porterò. Se non l'avete visto, fermatevi un attimino e poi venite fuori. Tipico di questa cappella, qualcuno vorrà anche guardare attraverso la grata, dirò una parola di questa cappella 19. E poi non vi porto a vedere tutte le cappelle che narrano il ministero pubblico del Signore, perché è impossibile con questo numero. Voglio portarvi ai punti culminanti, quindi entrare a Gerusalemme, entrare nella passione. Quindi abbiamo fatto un corto circuito, abbiamo evitato tutta una serie di cappelle. Vi fermo qui accanto alla cappella 19,
che è la fine del ministero pubblico, che è l'ingresso del Signore in groppa all'asino a Gerusalemme. E coloro che hanno guardato attraverso la grata hanno visto la scena, gli alberi, un fanciullo che taglie le fronde per salutare il Signore con rami d'ulivo o di palma. Notate però che il Signore sta avanzando nella direzione in cui noi ora andremo. Se avessimo compiuto tutto il percorso, saremmo venuti da quella cappella laggiù e quindi avremmo ancora trovato il Signore che avanzava nella direzione in cui avanzavamo noi. Questi accorgimenti che forse il visitatore frettoloso non vede, non nota, sono molto importanti. L'obiettivo è veramente di camminare con Gesù dalla nascita attraverso il ministero ed ora noi camminiamo nella direzione in cui sta andando lui. Dove sta andando? Lui sta andando da questo bosco, sì, siamo in una città, ma le cappelle sono separate, sono intervallate da alberi, è tutto un salire e scendere per questi sentieri rustici. Ecco, a questo punto finisce tutto questo. Questa è come la Terra Santa. Questo è quel girovagare per la Palestina e i paesi vicini del Signore durante il ministero pubblico. Ora stiamo per salire verso Gerusalemme, l'antica Gerusalemme, per entrare in Gerusalemme. Infatti davanti a noi, in questa splendida porta settecentesca del Morondi, abbiamo la porta aurea gerusalemitana. Noi entriamo nella Passione. Mentre voi salite, e ricordate che stiamo salendo con il Signore, mentre saliamo verso la porta aurea, tenete in vista quella grisaglia, o meglio finto rilievo dorato sopra la porta. Che cosa rappresenta? Rappresenta Mosè che comanda ai Leviti di portare l'Arca dell'Alleanza con il popolo durante l'Esodo. Il popolo liberato da Dio sta per lasciare Israele. Mosè comanda di portare con loro l'Arca dell'Alleanza. L'Arca esce dalla schiavitù, l'Arca esce dal paese del peccato per andare verso la Città Santa. Perché questa immagine sopra la porta attraverso la quale Gesù deve entrare nella sua passione? Perché è lui la parola di Dio, è lui la vera alleanza, il suo corpo, se volete, è l'arca, il suo esodo è l'esodo da questa vita, la sua passione è un esodo. Il suo esodo da questa vita è il trasferimento della parola di Dio dalla terra del peccato e della schiavitù verso una libertà. La morte di Cristo è la parola di Dio che viene portata alla libertà, alla terra promessa del cielo. Mi seguite? Ricordate che a configurare gli schemi iconografici, qui ancora nel Settecento abbiamo i frati, ma anche il clero diocesano che poi subentra, non è lontano da questo modo patristico di pensare gli eventi del Nuovo Testamento. Il Cristo che fa il suo esodo uscendo dal corpo, dal nostro corpo segnato dalla fragilità, dal peccato, dalla tentazione. Ecco, il Cristo che fa il suo esodo ci conduce con lui nella terra promessa. La sua morte e risurrezione sono per noi questo esodo verso la terra promessa. Questa è la teologia che viene illustrata. Chi non capisce non è turbata da questo, vede un bel rilievo finto e non ci pensa più. Chi invece è in grado di capire incomincia a costruire questa realtà stratificata in cui le immagini così realistiche sono come sì, i segni, i sacramenti di qualcosa che comprende, che abbraccia tutta la storia della salvezza. Venite avanti, entriamo a Gerusalemme. Davanti alle tre cappelle, non vi invito ora ad entrare nel negozio, ma ci sono tre cappelle, c'è l'ultima cena,
c'è l'orazione nell'orto con accanto la figura di San Carlo Borromeo, e nella terza cappella c'è il Signore che dalla sua preghiera angosciata va a svegliare Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono tre scene introduttive alla passione, la cena con figure risalenti al primo Cinquecento, invece in un ambiente dipinto nel Settecento, abbinamento un po' strano. Dobbiamo anche superare il nostro senso che le opere d'arte devono avere una coesione stilistica. Qui siamo in un santuario. Nel Settecento, con quegli eleganti affreschi illusionistici dello sfondo, erano ben lieti di avere figure con un'autenticità antica, figure più semplici. Quindi superiamo i nostri criteri storico-artistici per rientrare in quelli della devozione. Ecco, vi invitavo anche girando a guardare un po' in ciascuna di queste cappelle, perché non posso portarvi singolarmente ad ogni cappella, ma qui possiamo ecco, sottolineare un punto. Mentre nel bosco le cappelle erano separate, mentre le scene dell'infanzia erano un pochettino raggruppate, ma poi nel bosco avete visto tante cappelle separate, esattamente come il modo in cui noi ascoltiamo il Vangelo quando viene letto in chiesa. Ci sono tanti miracoli, tanti insegnamenti, tanti eventi che lì per lì abbiamo difficoltà a collegare tra di loro. Ognuno è affascinante, ognuno è importante, ma abbiamo difficoltà a collegare tra di loro, e gli studi biblici moderni ci insegnano che anche nel modo in cui i singoli evangelisti hanno costruito ciascuno il suo Vangelo, ci sono state delle scelte relazionali, singoli eventi collegati o in un modo o in un altro. Queste erano le cappelle che in fondo non abbiamo visitato, ma che corrispondono al modo di concepire il ministero pubblico del Signore. Quando si arriva a ciò che noi sappiamo storicamente essere il nucleo storico più antico del Vangelo, il racconto della passione, quando arriviamo proprio a questo punto, le connessioni tra evento e evento, tra momento e momento, tra la cena e l'orazione e il Signore che, anche desolato dalla ignavia e banalità di questi uomini che ha scelto che dormano mentre lui suda sangue davanti al Padre, va a svegliarli, questi momenti sono così strettamente collegati tra di loro che qui hanno pensato un'unica architettura, un'unica loggia, un'unica esperienza che permette di fare che cosa? Che permette di fare qualcosa simile anche alle sacre rappresentazioni del 4, 5 e del 600, che spesso non erano scene successive, ma spostamenti degli attori da una parte di un grande palco ad un'altra parte dello stesso palco, dove c'erano mansiones, c'erano piccole scenografie che significavano ora una scena, ora un'altra. Qui è come se stessimo davanti ad un grande palco con gli stessi attori che qui impersonano la cena, poi alcuni si spostano per l'orazione nell'orto, poi ancora per il Signore che vuole svegliare Pietro, Giacomo e Giovanni. Il collegamento stretto, l'esperienza spaziale unitaria, tutto questo fa parte di una lettura estremamente efficace delle scene del Vangelo, una lettura anche corrispondente al modo in cui allora e un po' anche ora i credenti si ricordano, percepiscono queste scene. Nella seconda cappella, quella mediana, dove Gesù è in preghiera nell'orto, vedete la bella figura settecentesca di San Carlo Borromeo che partecipa all'angosciata preghiera di Gesù. Sappiamo la misura in cui il grande Carlo Borromeo sentisse, come Francesco d'Assisi avanti a lui, come molti santi, l'angoscia psicologica del Signore. Ecco, vedere San Carlo in preghiera in questi luoghi ricordava a tutti che era stato veramente qui. La tentazione di tutti noi, se ci fermiamo, è di pensare, ma sì, è toccante, ma in fondo è un'esperienza banale, semplice, popolare,
io dovrei essere superiore a questa esperienza. Noi oggi, ma anche in passato, le persone un po' istruite forse pensavano, ma sì, queste cose sono per il popolino, eccetera. No, non è vero, la figura di Carlo Borromeo ci ricorda che un principe, non solo della Chiesa, ma un principe in termini terreni, un dottore delle due leggi, in utraque, un grande studioso, un grande santo, un uomo di una cultura impeccabile, era capace di commuoversi davanti a queste scene. E quindi ci inchioda all'esperienza emotiva a cui siamo invitati. La presenza di Carlo Borromeo non è solo un ricordo storico, è anche una chiave che fa entrare nell'autenticità dell'esperienza. Non è solo quella parte religiosa di noi di cui forse a volte ci vergogniamo. Non dobbiamo vergognarci, il sentimento fa parte di quel complesso umano che noi siamo. Dio ci ha fatti con sentimenti perché questi sentimenti servono a conoscere Lui. Carlo Borromeo ci fa da guida in questo. Ecco, andiamo avanti, prendete un attimo per vedere se non l'avete visto. In questo andito, dove la luce è ancora peggio che nelle altre cappelle, in questo luogo buio, viene collocata la cattura di Gesù. Siamo passati da quello stretto collegamento di interni ed esterni, la cena e l'orazione nell'orto, alla cattura del Signore, sempre nell'orto, ma questo momento umiliante, questo momento che scatena poi la serie di umiliazioni di cui è stato parlato questa mattina, il tribunale, i giudizi, il processo a Gesù, questa scena in questo luogo di passaggio nell'ombra, dove come sì, un momento di passaggio. Lui dalla sua angoscia individuale, dalla sua preghiera in cui si consacra alla volontà del Padre, deve essere poi fisicamente trasferito davanti a coloro che lo giudicheranno. E questo avviene in questa scena che vedete qui e che dovete vedere en passant, perché la cattura è un passaggio verso ciò di cui ora vi parlerò. Venite con me nella piazza dei tribunali. Qui entriamo sul grande palcoscenico principale del Sacro Monte. Entriamo in una piazza cittadina rinascimentale di enorme impatto, definito da questi monumentali palazzi, che non sono veramente monumentali, il primo piano, il piano nobile se volete, è un po' finto, in almeno alcuni casi, almeno due dei casi, ma forse anche tre, sono però cappelle che vogliono suggerire la monumentalità di una piazza rinascimentale del primo Seicento, perché qui siamo al cuore della città, non della nuova Gerusalemme sposa di Cristo, ma della città in quell'altro modo che la scrittura ce la presenta. Che ho evocato con il versetto del Salmo, che avessi le ali della colomba per volare via ed essere in pace, perché nella città vedo solo invidia, ambizione, vedo solo odio, vedo solo ostilità. Questa percezione della città come luogo del peccato è sempre presente nella Bibbia. La nuova Gerusalemme è la trasfigurazione della città umana che è segnata dal peccato. Qui siamo al cuore di quella città del peccato che crocifigge gli innocenti. Siamo al cuore della città Gerusalemme, capitale sia del sacerdozio, del regno, c'è Erode, del governo romano, c'è Pilato. E tutte queste diverse ma tra loro collegate forme di ufficialità che rappresentano l'apice della vita cittadina
sono le scene rappresentate in questi palazzi. Sono i palazzi di Anna, di Caifa, di Erode, di Pilato, dove Cristo viene sballottato a destra e a sinistra, mentre questi signori, conniventi tra loro, come sapete dalle scritture, lo giudicano e cercano di dare una veste di ufficialità a questa vendetta, a questa ignavia nel caso di Pilato, che non vede nessuna colpa in Cristo, vorrebbe anche liberarlo, ma per ragioni di Stato, sappiamo bene, trova meglio alla fine accontentare gli alleati e lui si lava le mani, eccetera, eccetera. Conosciamo per grandi linee almeno il racconto di questi tribunali. Qui ogni singolo momento del giudizio del Signore viene isolato, l'ufficialità, lo splendore di questi palazzi, di questi signori, delle loro guardie, degli alti sacerdoti, eccetera, le guardie, in mezzo a ciascuna scena, umile, solo, sofferente la figura di Cristo. Tutto questo in mezzo a questa città splendida, dove però per grandi varchi noi vediamo la montagna. Quindi qui la regia ci invita a collegare le diverse esperienze. Siamo saliti attraverso l'innocenza della natura, riscoprendo anche la possibilità di un ritorno all'innocenza della nostra natura umana. Siamo entrati nella città, ma la città ci ha gradualmente delusi, ha rivelato il suo volto crudele. Qui siamo al cuore di quella ufficiale crudeltà della città, di ogni città, se volete. Le nostre città ora avranno perfino i soldati e quindi potremo partecipare direttamente a questi fatti, no? Vediamo come va. Però la regia ci invita a contrastare la città con quel mondo più innocente, quel mondo della natura, quel mondo che rappresenta sì, l'eremo a cui siamo saliti. Siamo venuti alla Gerusalemme Nuova, ma anche attraverso un'esperienza di ricollegamento con l'innocenza della natura. Qui la crudeltà di questa città, di questi luoghi ufficiali, l'innocenza, la semplicità della natura sono messi a confronto. Io qui vi invito a fare come alcuni già fanno, a sostare per un attimo davanti a ciascuna di queste cappelle. Sono figure del 600 di grande effetto, grandi scenografie, filmoni hollywoodiani o dello Zeffirelli, se volete, momenti di teatro barocco di enorme impatto. Prendete un attimo, chiaramente ci vuole ben altro che non questa breve visita. Io cerco di darvi alcune coordinate con cui magari tornare da sole a visitare queste cose. Ecco, quando avrete finito, io vi aspetto a quella porta, quell'androne, non la funivia, ma la porta a sinistra, ecco, per un altro momento. Ma prendete un attimo per visitare almeno uno o due. Fuori del palazzo di Pilato, o di Caifa, scusate, c'è il pentimento di San Pietro come un momento unico. Fuori dei rispettivi palazzi Gesù viene giudicato. Dopo il giudizio viene consegnato a coloro che lo torturiranno e lo metteranno a morte. E per comunicare la sua esperienza, a questo punto la regia ci obbliga a scendere verso, ecco, i carceri del palazzo di Pilato, a scendere verso il cuore della terra, a scendere praticamente nel sepolcro verso cui Cristo si orienta, a scendere con il Cristo umiliato nel buio, dove alla vostra destra e poi davanti a voi vedrete il Signore flagellato, il Signore incoronato con spine, e poi nell'ultima cappella davanti a voi il Signore che dopo la tortura viene spinto avanti per andare al giudizio definitivo. Ricordate che Pilato sperava con la tortura di salvarlo, di farlo diventare oggetto di quasi compassione, di soddisfare le brame dei nemici di Gesù facendolo vedere torturato. Però ecco, questo crudele aiuto che Pilato vuole offrire fa parte di quella discesa, questa discesa terribile, praticamente nel buio,
sforzatevi a guardare in queste cappelle, a vedere questi momenti di silenziosa tortura in cui il Cristo sempre solo, senza amici, senza Maria, senza gli apostoli, esposto alla crudeltà dei suoi torturatori. Se avete visto il film di Mel Gibson, penso che veramente ha capito ciò che era implicito nel Vangelo. Qualcuno ha detto subito: ma il Vangelo non scende a questi particolari, il Vangelo non racconta queste cose terribili. Gibson perché l'ha fatto? Gibson ha capito che all'epoca della redazione dei Vangeli, nel primo secondo secolo, dire crocifissione era sufficiente, la gente ancora capiva cos'era una crocifissione romana, non occorreva descrivere a lungo la cosa, la sola parola comunicava ciò che lui ci ha fatto vedere nei te. Ecco, queste scene, nel linguaggio del Cinquecento, in questo linguaggio ancora in qualche modo aulico, però fortemente realistico nel contempo, in questo buio, in questa solitudine, comunica con analoga forza, certo, altro periodo, altra retorica, sentimenti plasmati con una diversa tessitura, con un diverso timbro, eppure lo scopo è sempre questo: scendete con me, attenzione per sezionare molto cosunte, alle scale davanti a voi, e guardate qui il Signore flagellato. Incoronato con spine, proprio uomo dei dolori, vestito dal manto regale da beffo e circondato dai suoi tormentatori. E poi lo stesso Signore qui che viene spinto in avanti per salire le scale che noi ora saliremo, in una serie di delineazioni, stampe del primo 800 che facevano un po' come i libretti con foto che noi acquistiamo oggi, ma erano meglio perché senza i colori comunque davano più vitalità a queste figure. Ecco, nella stampa che ricrea le figure in questa cappella, dove Gesù viene spinto avanti, lo fanno vedere che veramente esce dalla cappella. Qui voi lo vedrete come sempre in ginocchio attraverso la grata che viene sospinto verso le scale. Nella stampa ottocentesca è qui, sta dove sto io, viene sospinto direttamente alle scale. Quali scale? Le scale del pretorio, dove si deve ripresentare a Ponzio Pilato per quel giudizio definitivo, verso il momento in cui Pilato si laverà le mani, verso il momento in cui Pilato lo presenta alla folla dicendo: ecco l'uomo, ecce homo. Queste scale però qui al Sacro Monte ripropongono esattamente l'inclinazione e il numero delle scale della Scala Santa a Roma. Queste scale sono inserite qui nel primo 600, pochi anni dopo il trasferimento della vera Scala Santa, dalla sua posizione medievale nel Palazzo Laterano a quella posizione dove noi oggi la visitiamo. Il grande architetto di Sisto V, Domenico Fontana, costruendo il nuovo Palazzo Lateranense, dovette trasferire l'antica Scala Santa che per tradizione era stata portata a Roma dall'imperatrice Elena, che per tutto il Medioevo era uno dei luoghi di devozione maggiore dei cristiani pellegrini a Roma. Allora, come anche ora, qualcuno saliva in ginocchio. Ecco, quella Scala Santa a Roma era stata trasferita da una parte del complesso lateranense ad un'altra negli ultimi anni del Cinquecento, quindi le persone avevano ben presente la forma, la devozione alla Scala Santa, era stata tutto rivitalizzata in qualche modo con il nuovo involucro, che è quello che noi visitiamo, sempre di Domenico Fontana. La scala viene riprodotta qui nella stessa medesima logica che vi ho suggerito quando vi parlavo della casa di Loreto. La casa di Loreto e la casa di Maria
in Palestina, trasferita da angeli a Loreto. La scala santa era veramente la scala, almeno per la tradizione, per la devozione, la scala che il Signore aveva salito e disceso per andare al pretorio, per essere giudicato da Pilato. L'imperatrice Elena aveva smantellato questa scala, fatto portare a Roma, ricostruito nel complesso lateranense, questa è la tradizione. Quindi qui a Varallo abbiamo la replica di una scala palestinese già trasportata in Italia. Sempre questa legittimazione del principio stesso del pellegrinaggio sostitutivo. Qui certo la maggior parte delle cose sono reinventate, evocate, ma alcune cose anche nel Seicento vogliono permettere al pellegrino di immedesimarsi nella realtà storica, la stessa scala che Gesù è salito per presentarsi davanti al tribunale definitivo di Pilato. E sapete bene che in passato molti pellegrini salivano in ginocchio, non vi invito a farlo oggi. Comunque ricordare che mentre noi facciamo una visita tra il devozionale e l'accademico, veramente il modo di visitare sarebbe un altro. Io cerco di educare almeno questo. Io stesso vorrei tornare più volte e con più libertà, non dico per salire in ginocchio che mi creerebbe notevoli difficoltà, ma almeno a poter tornare più volte nell'arco di più giorni, come ho potuto fare questa volta, ma senza di voi. No, vi voglio un bene dell'anima, ma la mia anima avrebbe bisogno di un attimo di silenzio anche da me stesso, vero? Saliamo. Come prima dovevate scendere nelle carceri, poi man mano la regia vi fa salire verso i grandi saloni del palazzo di Pilato. Questa balaustra, queste colonne, queste arcate, siete all'interno delle quinte, che non sono dipinte ma vere architetture, del palazzo di Pilato, e proprio in cima alle scale la cappella forse più fantasmagorica di tutte quante, almeno per il mio gusto, il salone del palazzo di Ponzio Pilato, dove il governatore romano, che si è un po' immedesimato con il popolo israelita perché porta un turbante, Pilato sul balcone presenta Gesù torturato, incoronato con spine al popolo giù a basso. Quindi una cappella monumentale, altissima, con una attenta illuminazione dall'alto, perché la luce naturale invada e ricopra la scena principale. Pilato e Cristo sulla balconata, in tutti i modi, fermatevi un attimo, inginocchiatevi un attimo, immaginando che siate appena saliti in ginocchio, inginocchiatevi a guardare su. Qui bisogna andare su a guardare su, perché Gesù è sul balcone al piano nobile del palazzo. Vi trovate in mezzo a questa folla, e l'invito chiaramente è al pellegrino di situarsi nella folla. Sei tu fra coloro che chiedono la morte, che gridano crocifige, crocifige, o sei tu tra quelli che magari silenziosi perché paurosi comunque compatiscono quest'uomo innocente che vedete davanti a voi accanto a Pilato in mezzo ai soldati sul balcone? Guardate un attimo e poi venite un po' avanti. Sono sempre negli ambienti del palazzo di Pilato, successivi momenti del giudizio: Pilato che si lava le mani, Pilato che manda Gesù a portare la sua croce e via di seguito. Qualcuno potrebbe dire che qui è come se telecamera andasse a rilento, proprio il rallentatore che obbliga a studiare ogni singolo istante di questo processo a Gesù. Se voi conoscete un po' la storia dell'arte religiosa della fine del Medioevo, del 4, ancora un po' nel 500, a quest'epoca magari è già rara, c'è un tipo di immagine chiamata l'arma Christi,
che normalmente fa vedere al centro l'uomo dei dolori, il Cristo flagellato, corona di spine, con le ferite, le lividure. E intorno a questo Cristo ci sono segni di ogni singolo istante della sua passione. C'è il flagello, c'è la lancia, c'è il volto di uno che sputa, c'è una mano che schiaffeggia, ci sono i dadi, c'è il mantello suo inconsutile, e via di seguito. La funzione di quelle immagini era come di fornire una serie di rapidissimi richiami, rimandi ai fedeli che contemplavano l'unica figura di Gesù torturato, ma vedevano intorno tutti i singoli momenti come a rallentatore della sua passione, momenti che conoscevano dalle sacre rappresentazioni, dove questi momenti venivano descritti con un'attenzione che veramente ci sorprende. Vi faccio un esempio: in una sacra rappresentazione del tardo 400 toscano, mi sembra, quando Giovanni accompagna Maria al luogo della crocifissione e vede a qualche metro di distanza coloro che stanno inchiodando Cristo alla croce con martelli, grandi martelli con cui piantano questi chiodi nelle carni del Signore, Giovanni subito lascia la Vergine e va da questi uomini e dice: per cortesia, se poteste avvolgere il martello in un pezzo di stoffa, in modo che il rumore di ogni colpo non sia così acuto, perché la madre ogni volta che sente il metallo del martello che colpisce il chiodo è come se morisse. Capito? Ogni singolo dettaglio, ogni istante, pensato, analizzato, sentito, sì, in maniera non romanzato, ma immaginifica, avevano qualcosa che a noi manca. Noi siamo diventati troppo pigri, i nostri film ci fanno vedere ogni cosa in modo facile. Loro si sforzavano di immaginare da sole le cose, la loro letteratura sacra, le sacre rappresentazioni, invitavano ad entrare in un modo di ricordare e pensare e associare i singoli momenti raccontati nelle scritture con le nostre personali esperienze. Quindi, ecco, fate voi, ma è proprio in questa logica che qui al rallentatore i singoli momenti della passione vengono descritti. Venite con me, ora vi porto un po' più rapidamente verso il grande momento, che è anche quello più visibile, penso che sia illuminato la scena decisamente restaurata della crocifissione. Per chi mi può sentire, siamo scesi dal palazzo di Pilato, qui avanziamo con Cristo che porta la croce, quindi la scena in questa cappella è la Via Crucis, con la Veronica con il volto del Signore già impresso nel panno, e ora stiamo per salire sul monte Golgota, salire sul Calvario, sempre con questi accorgimenti spaziali e fisici, si scende, si sale, ora saliamo alla croce. Poi il Signore è inchiodato alla croce, mentre i ladroni sono ancora in piedi. Ecco, e poi venite con me davanti all'unica cappella adeguatamente illuminata, recentemente restaurata, la grande crocifissione di Gaudenzio Ferrari. E qui dovrete lottare non tanto contro il buio quanto contro i riflessi del vetro. Un po' immaginavo che avrebbero aperto perché poteste passare dentro, ma la mia immaginazione è troppo... Siamo troppi, certamente, sì, siamo troppi. Però, ecco, se lottate un po' con i riflessi nei vetri, vedete una scena stupenda. Ecco, restaurate queste scenografie sarebbero tutte di questa bellezza. Tutti di questa bellezza. Questo è Gaudenzio, grande pittore, grande plastificatore,
grande regista. Prendete un attimo. E qui la mia visita con voi finisce davanti alla croce del Signore. L'ultima cappella da visitare, sì, c'è la deposizione, e poi dopo la deposizione c'è la visita al sepolcro. Vi invito a farlo individualmente, non ci entriamo assolutamente noi, si torna un po' indietro, la figura di Cristo nel sepolcro, a cui si può anche accedere proprio in ginocchio attraverso la porticina come al Santo Sepolcro a Gerusalemme. La figura è stata ora restaurata, mi ha spiegato la direttrice, quindi ha perso quell'aspetto un po' Hollywood anni 50, quel maquillage volgare ma efficace, è tornato a tonalità e ha una sottigliezza più antica. In quella stessa cappella troverete una commovente installation fatta da ragazzi di un liceo artistico locale, un rosario di pane molto bello. Il rettore del santuario mi ha spiegato ieri che lui stesso ha lavorato con questi ragazzi per aiutarli ad entrare nella logica del Sacromonte e poi a trovare in se stessi una risposta creativa. Loro non sono Garenzio Ferrari, uno dei grandi maestri come il Tabacchetti o il Morazzone che hanno lavorato nei secoli successivi, però sono gente di questi posti, gente proprio della terra, dei Sacri Monti, che hanno creato qualcosa che esprime la loro risposta a queste scene. Questo è commovente, è bello. Come ultima sosta, suggerisco a tutti di finire come si deve finire ancora in una chiesa, nella basilica, scendendo prima nella cripta, nello scurolo, dove c'è la dormizione della Vergine direttamente sotto l'altare, quindi Maria che si è addormentata nel sonno della morte, mentre poi risalendo troverete un'opera settecentesca che trasforma tutto il presbiterio della chiesa, una grande scenografia con centinaia di figure di santi ed angeli, il cielo che gioisce, che esulta per l'assunzione della Vergine. Quindi in questa città santa, dove siamo entrati sotto il segno del nostro peccato, dove abbiamo visto sì Adamo ed Eva, ma poi colui che ci redime dal peccato, colui che si è addossato ai nostri peccati, che già nell'infanzia si è esposto al coltello del sacerdote per spargere il suo sangue anticipando la passione, colui che si è lasciato giudicare e crocifiggere e seppellire. Ecco, non vediamo come la scrittura non racconta la sua risurrezione, la nostra fede è basata su un fatto che nessuno ha visto, nessuno ci può descrivere la risurrezione. Dov'è Cristo? Non è qui, è risorto. Ecco, una fede apofatica, non è qui, non è tra i morti, è risorto tra i vivi. Ma la sua risurrezione non è solo per lui, è per tutti noi. E quindi la conclusione della visita a Sacromonte è di congiungersi alla gioia degli angeli e santi in cielo, celebrando l'arrivo di una nostra sorella, di Maria, segno di sicura speranza per noi, perché ci ha preceduti là dove anche noi siamo chiamati, noi che con fatica siamo saliti al monte, siamo chiamati un giorno a salire come Maria è salita al cielo. E quindi l'ultimo momento dell'esperienza del Sacromonte, il momento che verrà in qualche modo consacrato domani sera da Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone con una conferenza nella Chiesa su Maria, figlio di Sion, Maria abitante della Gerusalemme celeste. Vi suggerisco di condividere quel momento anche stasera, scendendo nello scurolo dove Maria giace in questo sonno, questa dormizione. Nello scurolo vedrete anche gli ex voto di molti secoli di pellegrini che hanno fatto un po' come noi oggi.
che chi con un livello alto, chi con un livello medio, chi con un livello basso di comprensione accademica ha comunque visitato il Sacro Monte con fede, chi guarito da qualche male ha voluto lasciare un segno. Questa è forse la testimonianza più bella, che tutto questo non è solo un'opera d'arte, ha funzionato, vedete, ex voto di oggi, funziona. Penso che abbia funzionato un po' anche per noi questo pomeriggio. Allora dite una preghiera per me, va bene? E lei per noi. Grazie.